questo piatto che abbiamo di fronte è il premio Candido Cannavò, che fra poco sarà nelle tue mani. Quali sono le emozioni per aver ricevuto questo premio? Beh, è un grosso onore, intanto vuol dire aver raggiunto e ottenuto la stima e il rispetto e il riconoscimento di tante persone. E per me è una sorta di premio alla carriera, perché quest'anno sono la mia ultima stagione e ricevere il premio ricordo di una persona, una firma finissima del giornalismo che scriveva veramente con il cuore, è una soddisfazione pari a quella di vincere una grande gara. Sono molto felice di questa occasione e del premio, che ricorda senz'altro l'impegno, l'amore che mio padre ha avuto per manifestazioni sportive di questo genere e per Milano, la sua città adottiva e la città naturalmente in sede della Gazzetta dello Sport, del giornale che ha diretto per 19 anni. Quali sono i tuoi progetti futuri? Io rimarrò comunque nell'ambiente, perché già adesso collaboro con la Federazione di Atletica con un progetto giovani molto interessante, e spero anche di incrementare questa mia collaborazione, e poi porto in giro per il mondo maratoneti a gareggiare. Da qui a fine anno accompagno i gruppi di Berlino, di Atene, di New York, quindi insomma rimango nell'ambiente.